Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui per il derby di ritorno di Coppa Sportmania contro Audace. Mister, è stata una festa dello sport, alla fine ha vinto l'Audace 2-0, però lo Sportmania si è fatto ben, ha fatto una bella figura. Sì, sono contento perché comunque abbiamo dato spazio anche oggi a degli under che non avevano avuto la possibilità di giocare finora. Sono contento per come è andata la partita e chiaramente giochi contro una superpotenza come l'Audace Cerignola. È difficile, diciamo, arginare. Sono contento perché ci siamo stati anche questa volta propositivi, abbiamo cercato anche di attaccare e di attaccarli. E alla fine il risultato, abbiamo preso un gol per tempo, loro potevano anche fare qualche altro gol in più alla fine. Sono contento per come hanno giocato i ragazzi. Ecco, mister, lei sottolineava infatti la prova degli under. Oggi lei ha schierato un under giovanissimo con Langione al centro della difesa, che si è ben comportato a contrastare un attaccante di punta come Vito Morra. Con Langione 97, ha giocato Checco Di Paolo, che ha fatto una partita di grandissima qualità. Sono contento, ho giocato l'Epore centrale, ha fatto una bellissima partita sopra, tra l'altro marcava Vito Morra, penso non devo dirlo io quando è forte questo ragazzo, e tra l'altro ha fatto una doppietta di prepotenza. Sono contento per come i ragazzi sono impegnati dall'inizio alla fine. Adesso mi diceva un dirigente loro, siete riusciti ad arginare la partita, poteva finire anche in modo diverso. Sono contento perché fin quando i ragazzi corrono, hanno voglia di giocare a pallone, mi danno queste soddisfazioni, sono veramente felice. Oggi si è visto l'esordio anche di Pinnelli, un nuovo ragazzo che comunque farà parte della rosa dello Sportmania, il suo apporto darà più, ancora più forza all'attacco. Sì, Pinnelli ha fatto un tempo e mezzo quasi, volevo uscire anche prima, però lo volevo tenere un altro po' in campo perché mi riusciva a dare profondità. È un ragazzo che comunque ha fatto delle categorie e abbiamo giocato con lui avanti bene perché riusciamo a tenerli un po' più bassi e ci riusciamo a proporre anche sugli esterni, anche perché Pinnelli gioca molto di sponda con Guglielmi. Sono contento di tutti quanti. Mister, un'ultima domanda contro la Polisportiva Andria, il fuori trasferta praticamente. Cosa si aspetta da questo match? Io non conosco le squadre quest'anno che giocano in seconda categoria perché, diciamo, non le ho viste, non ho avuto la possibilità, perché con la categoria questa non hai possibilità di vedere le squadre avversarie. Ho visto che ha pareggiato 1-1 in casa del Mattinata, che tra l'altro si gioca a Manfredonia sul campo di erba sintetica. Andiamo ad Andria con lo spirito di sempre, lo spirito della voglia di portare a casa un risultato. Ci impegneremo al massimo come siamo impegnati oggi, domani faremo un allenamento di rifinitura, poi domenica andiamo a giocare ad Andria e vediamo le cose come si metteranno. La ringrazio mister e alla prossima. Siamo qui con i microfoni con mister Gallo. Mister, partita vinta 2-0, buone indicazioni anche dalle riserve, lei ha fatto riposare Di Pasquale, i suoi uomini migliori. Eh sì, in effetti anche loro hanno la possibilità di giocare e questa è l'occasione giusta per dimostrare il loro valore e mettermi in difficoltà nelle scelte domenicali. Posso dire che mi hanno impressionato i ragazzi, ho avuto grosse indicazioni, quindi questo fa bene sia per me che per tutta la squadra. Abbiamo notato che lei ha inserito anche di Primavera, tipo Capocefalo, che comunque ha dato ottime indicazioni anche sull'esterno, schierandolo in attacco. No, vabbè, loro tutti sono titolari per me, quindi ragazzo comunque, Capocefalo si è comportato bene, ma come si è comportato bene lui, si è comportato bene pure l'altro ragazzo 94 che teniamo, Matera. Ho avuto anche delle belle indicazioni, anche da buone indicazioni anche dal reparto difensivo, insomma è stata una partita molto positiva. Doveva essere anche una festa per i colori giallo-blu, alla fine il risultato non contava per quella all'andata, però ci sono state anche delle ottime prodezze di Vito Morra, è un piacere rivederlo in campo dopo tanto tempo. Beh, noi conosciamo le qualità di Vito, lui fa della forza, della sua potenza l'arma migliore. In effetti ha fatto due bei gol, inoltre pure una traversa strepitosa, ma fa parte del suo modo di giocare. Ecco, il prossimo impegno, siete imbattuti, è ancora la prima di campionato. Il prossimo impegno cosa si aspetta e cosa preparerà al meglio per affrontarlo?
No, la prima cosa che io faccio durante la settimana è la concentrazione massimale, perché noi abbiamo solo un obbligo, cioè quello di vincere, e quindi per arrivare a questo raggiungimento di obiettivo dobbiamo essere sempre concentrati. Certo, questa settimana abbiamo avuto anche un po' di deficienze dovute a qualche infortunio, però stiamo recuperando tutti e domenica saremo pronti lì a Bitonto per fare la nostra partita. Mister, un ultimo, so che lei è amico dell'altro mister Schiavone, un augurio. Infatti io sono entrato prima nello spogliatoio, gli ho fatto i complimenti perché comunque loro sono stati abbastanza, sono stati bravi, anche perché in molte occasioni non ci hanno permesso di giocare, quindi hanno fatto una buona partita e ho detto loro di un grosso in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Perfetto, la ringraziamo e alla prossima, mister.